consegnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo rosso è fede all'anima, Perulecce brucia l'anima, e Perulecce a lei. Buona la prima ragazzi, va in archivio la prima partita ufficiale della stagione per il Lecce, che vince in casa contro il Como, che come ci immaginavamo si è giocata più che degnamente, è un'ottima squadra di Serie B, però il Lecce ha comunque meritato di vincerla, ha deciso l'asse Dorgu Holmquist, un bel gol, davvero molto bello. Dorgu prima di crossare ha alzato la testa e poi ha messo un pallone preciso, una cosa che non vediamo spesso dai nostri terzini e che di fatti qui in tribuna stampa ci ha esaltati. Se dobbiamo trovare le note stonate e ce le togliamo subito di torno, chiaramente l'assenza di una punta, già col Como in una squadra di Serie B si è notato l'importanza di una punta di ruolo, che Strepezza non è, e poi c'è stata qualche sbavatura difensiva qui e là. Però io tutto sommato la reputo un'ottima prova per il Lecce. Poi andremo nello specifico, andremo a trattare qualche individualità, secondo me molto interessante. Andando sui commenti, ad esempio, due sono qui, ovvero Holmquist e Dorgu, che hanno fatto davvero bene. Con me qui c'è anche Francesco. Buonasera. Prova positiva, dice Simo Kain, Strepezza no in quel ruolo. Dopo quattro partite Dorgu diventerà titolare inamovibile, 20 milioni di plusvalenza. Novità sul Gallo, una distorsione alla caviglia, non sembrava nulla di drammatico, però vedremo, sembrava una normale distorsione alla caviglia, non si è voluto rischiare, insomma. Male, Francesco, una cosa che noi abbiamo detto due settimane fa, il fatto che Male potrebbe, è chiaro che uscire, quindi non è una novità, secondo me. Fuori da giochi, proveranno fino all'ultimo a cederlo. Come secondo me proveranno, ma non prenderlo per concreta la cosa. Proveranno magari a dare pure Di Francesco, al netto che dovrebbe poi arrivare un altro esterno. Detto questo, è un Lecce che mi è piaciuto. Molto 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 bene Dorgu, che diciamo così ha fatto la sua bella partita con una squadra importante, no? come il Como, perché comunque il Como, diciamo, ce l'ha tutta in Serie B, è una squadra che si farà sentire quest'anno. Bene la prova di Rafià, bene la prova di Ramadani. È chiaro che si è notato per l'ennesima volta, ma lo avevamo notato anche a Cadice, Filippo, che manca questa benedetta punta centrale. Non ha giocato Sisè, chiaro che ormai insomma sarà destinato ad andare via, e nonostante insomma la sua presenza qui oggi in panchina al Via del Mare, la vedo bene. A una settimana la vedo bene, manca ancora qualcosina, secondo me manca, ecco, quest'altro centrocampista che dovrebbe arrivare insomma nei prossimi giorni. Non facciamo il nome per scaramanzia, lo possiamo fare, ma no, semi ufficiale, domani arriverà a Cabba e farà le visite mediche. Il curriculum è di un bel centrocampista, che sicuramente ci fa comodo. Bene la difesa con Pongracic, Baschirotto, vabbè, Gendrey si è riconfermato, Gonzales primo tempo ni, secondo tempo è andato alla grande, è andato bene. Ecco, nota anche di colore, mi sono piaciuti, seppur insomma hanno giocato pochissimo, però mi sono piaciuti come sono entrati a livello mentale sia Cortizen che Burnete, quindi questo fa capire come i ragazzi siano pronti a questo salto. Grazie per l'abbonamento Luca Fonte e Banto 17, grazie ragazzi. Detto questo, manca la punta centrale, speriamo di averla a disposizione con la Lazio, c'è sarebbe una settimana importante di tempo, però sarebbe importante, perché un handicap che si sente effettivamente quello, sì, perché la realtà dei fatti, e lo abbiamo visto anche in Spagna, è che la squadra crea, però poi a un certo punto
quelle azioni che debbono essere concretizzate non vengono concretizzate perché lì in mezzo non c'è, non c'è questa benedetta punta che si la insacca, la mette dentro, che si inserisce, che si fa trovare proprio in quella zolla, no? Del campo. Strefezza ha fatto una bellissima partita, però insomma non è una... Dato spettatori 14.174, un ottimo dato, è stata un'atmosfera tranquilla, ottima per essere comunque Coppa Italia per sezione. Commentate positivamente una prova mediocre, specie nella fase di difesa, ma mediocre io non credo, non nella fase mediocre. Di difesa c'è stata qualche sbavatura, questo senza dubbio. Al netto che è sempre calcio d'estate. Fase difensiva c'è stata qualche sbavatura, questo senza dubbio. Avanti è una partita che poteva finire anche 2-3-0. Semper ha fatto una grandissima parata su un mancino di Banda in crociare. Semper ha fatto una grandissima parata su un tiro dalla destra di mancino di Holmquist. Era una partita che poteva finire più di 1-0, è finita 1-0. Poteva anche segnare il Como, ma non ha segnato. E i miracoli di Falcone o pali traverse non ci sono state. È una partita in linea con le altre partite che si sono svolte in Serie A. Nel pre-partita dicevo, non mi è sembrato che c'è occhio, perché non mi è sembrato che c'è una squadra di Serie A che ha vinto a mani basse. Mi avete detto forse solo l'Udinese, se non erro. Io non ho verificato se era l'Udinese, però... La Salernitana oggi ha vinto 1-0 con la Ternana, eh? Ci sono squadre che hanno anche perso. Il Genoa ieri, insomma, sì. 4-3 la partita, però ne ha prese 3 da solo, ci è andato ai calci, ai supplementari. Quindi francamente, ragazzi, dire che è stata una prova non entusiasmante, cioè non è che il Como è una squadra rodata, di Serie B importante, cioè non è che dovevamo asfaltarlo. Stesso allenatore dello scorso anno, qualche individualità interessante come Cerri, e vi dicendo, il Como era una squadra rodata e noi abbiamo vinto meritatamente. Si poteva vincere di più, forse si poteva subire gol, però... No, l'abbiamo detto, ragazzi, di Ramadani, forse vi è sfuggito, ma l'abbiamo detto di Ramadani, l'abbiamo detto di Ramadani, assolutamente. È un passo in avanti rispetto alla Michele, alla Coppa dello scorso anno col Città, che non solo perdemmo, ma vedemmo anche poca roba, ad essere sinceri. Ci abbiamo avuto qualche sprazzo interessante, cioè... Ci dicono Banda, se rimane titolare migliora tanto. Io dico una cosa di Banda: Banda lo sto vedendo che in netto miglioramento, sì, sta prendendo piede anche a livello di personalità. Gli manca lo step finale, che è questo benedetto anche inquadrare la porta, perché lì se lo meritava. Sì, però un giocatore di quel genere, quando punta e rientra, deve prendere la porta, che poi gliela parano, che poi, ma la deve prendere. Ancora sembra che questo piedino non sia, diciamo così, bello pronto e caldo per, mentre, per metterla me, dentro. Quello di Holmquist è bello caldo. Abbiamo visto una giocata da Robben. È un giocatore importante che abbiamo potuto averlo a disposizione solo grazie a questa normativa che consente, insomma, di avere questi tipi di calciatori in casi particolari, no? Quando si verificano guerre, eccetera, eccetera, questi calciatori si possono, tra virgolette, svincolare e andare in prestito in un altro club. Non ne avevamo dubbi, è un giocatore incredibile, e ne avevamo parlato quest'estate già del suo valore tecnico. D'altronde, se un calciatore fa una doppietta, fa la doppietta nazionale del 21, tanto il Monza sta perdendo 2-1 con la Reggiana. Qua, così capite, insomma, no, che non è facile superare la formazione di un certo tipo. Quindi, cioè, il Monza sta perdendo 2-1 in casa, e facciamoci una domanda, cioè andiamoci piano ogni volta, sempre. Sì, ma non è stata positiva. Facciamo mente locale. Allora, Salernitana 1-0. Sassuolo 5-2, però è andato ai supplementari, quindi parità nei tempi regolamentari. Ieri l'Ellas 3-1 e il Cagliari al 120esimo ha vinto. Vabbè, il Bari non ci interessa. L'Empoli ha perso col Cittadella, il Frosinone ha vinto 1-0, Udinese abbiamo detto bene bene, il Genoa ha subito ben 3 gol, ha vinto 4-3, e il Bologna col Cesena, che però Cesena è Serie C. Quindi io vedo il Lecce in linea, vedo il Lecce in linea con delle pecche che sapevamo, quella clamorosa del centravanti che manca. In difesa c'è stata qualche sbavatura in virtù di un centrocampo che va rodato. Bisogna capire quale sarà l'effettivo centrocampo titolare, Francesco, perché abbiamo preso Cabba, che per l'investimento che abbiamo fatto sulla carta è un titolare, e quindi potrebbe già cambiare un tassello dei titolari.
poi Corvino ne prenderà un altro, quindi sicuramente c'è qualche incertezza in fase difensiva, però è pur vero che non c'è un Lecce oggi chiaro, diciamo. Il Verona ha fatto il miglior risultato, sì è vero, a livello numerico sì, ma le parte, ragazzi, cioè abbiamo scritto 2 settimane fa, no, mai a caso scriviamo gli articoli, 2 settimane fa abbiamo scritto che se si può, parte, se non si può, resta, sarebbe bello se partisse. Banda, se avesse visione di gioco di Dorgo sarebbe devastante. Qui Dorgo... state sottovalutando una cosa. Attenzione, c'è l'inserimento non di Holmquist ma di Vittorio Murra. Vittorio Murra, dici? Dica, dica. Il microfono è qui, Vittorio. State sottovalutando... Andare tranquillamente. State sottovalutando una cosa, e cioè che tutti questi centrocampisti che arrivano cozzano un po' con la presenza di Blen, e non è detto che non sia lui a partire. No, quello non penso, Vittorio. Aspettiamo. Più probabile è il caso, però Blen difficilmente. Aspettiamo. Ma Blen è stato il primo ad essere inserito oggi, insomma, mi sembra importante. No, ma comunque, ragazzi, visto insomma l'importanza del campionato di Serie A, serve tanto tanti centrocampisti lì in mezzo al campo, perché sarà lunga, sarà una battaglia anche quest'anno, quindi Blen non si tocca. Comunque, Francesco, secondo me Corvino un po' di melina l'ha fatta in conferenza. Vabbè, prima di tutto la difesa si è spalata e 2 giorni dopo l'ha venduta, questa cosa è super divertente. Poi però non ha citato un difensore centrale, secondo me un difensore centrale comunque. Sì, quello arriva. Arriverà un difensore centrale, secondo me, occhio che potrebbe arrivare anche un altro portiere, eh. Secondo me Brancolini non so quanto possa restare a Lecce, un po' di esperienza vorrebbero fargliela fare. Se trovano una destinazione, se trovano un secondo portiere, secondo me il salto lo farà. Francesco scriva un messaggio perché ha visto male il Lecce, ma vi siete resi conto che abbiamo recuperato palloni su palloni e c'erano movimenti in cui il Como non superava da campo? E ha ragione, assolutamente. Vivo scrivono grazie a Tomarto per aver regalato un abbonamento a Sandro Lecce, grazie ragazzi. Queste partite vanno chiuse prima. La Lazio ha vinto 9-0, con chi ha giocato la Lazio? Non penso fosse Coppa Italia, perché no, non è Coppa Italia, sarebbe stato abbastanza roboante. Vediamo qualche altro messaggio. Banda lo pompate, ma finora è inutile, non segna e non fa assist. Sicuramente Banda in fase degli ultimi 20 metri non brilla, però già il fatto di prendere palla, saltare l'uomo, alzare il baricentro, far respirare la squadra nel momento magari di sofferenza perché prende da solo e parte, è una risorsa che altri non hanno. Forse ce l'ha Holmquist, ma ad esempio non ce l'ha Sicurezza. Sono giocate che sono importanti. Banda non è stato pompato. Banda ha fatto una bella partita. Banda c'ha queste accelerate che sono micidiali, lo dico, lo ripeto, deve migliorare con questo benedetto piede. Riesce a raddrizzarlo e diventa poi un problema nel corso della stagione. Detto questo, se Banda avesse un piede insomma importante alla Salà, non starebbe a giocare a Lecce, starebbe a giocare in Premier, perché è un calciatore importante, inutile girarci intorno, deve soltanto migliorare questo aspetto che gli farà fare quello step in più in carriera, cioè quello di metterla dentro, perché benissimo, parti, acceleri, rientri, sterzi e poi la devi mettere dentro, amico mio, ma sono sicuro insomma che D'Aversa lavorerà su questo aspetto. Gonzalez è un 2002 che gioca come un 92, ma sì, su Gonzalez ormai ci siamo abituati come se fosse, non lo so, una certezza, no? Però resta pur sempre un ragazzo che alla fine è un anno più grande di Berisha, per intenderci, no? Sì. Quindi Gonzalez bene bene. Cassandro, poca roba, giusto cederlo. Cassandro ha sofferto tantissimo Banda. Banda deve ragionare di più. Abbiamo giocato con attenzione e forza. Banda di sinistra aveva concluso molto bene e lì Banda lo meritava. Lì Banda lo meritava, ma lo meritava anche Holmquist nel primo tempo. Non segna, non fa assist. A Cadice chi ha fatto l'assist ad Holmquist? Esatto. Dopo l'errore dello scorso anno sarà il centrocampo del reparto più forte. Rafià, come l'avete visto? Non l'ho visto benissimo
oggi ha sofferto una cosa che in Serie A non troverà davanti a sé, ovvero le difese chiuse. Perché comunque in Serie A difficilmente troveremo una squadra che ci gioca con la difesa chiusa contro e magari si potrà scatenare maggiormente. Oggi era molto marcato e alle volte magari è stato fumoso Francesco. Sì, lui deve migliorare sotto questo aspetto, cioè quello di, secondo me, di non tenere troppo il pallone tra i piedi. Tecnicamente è mostruoso, però a volte sembra che si innamori di questo pallone. Deve cercare di essere un po' più, tra virgolette, concreto. Pochi fronzoli e molta concretezza. Blen più come difensore centrale che centrocampista, che se dovesse rimanere. Però ragazzi, oggi mi stavo un segnale. Oggi è stato inserito per primo a centrocampo, quindi sulla carta, se dobbiamo tirare le somme dopo oggi, Blen è la prima delle riserve. Poi arriverà a Cabba e speriamo sia forte, sembra forte. Beh, se poi Lecce ha speso quella cifra, 3 milioni per un giocatore in scadenza, vuol dire che ci credi, eh? Per superare il Lorient che è arrivato decimo in Ligue 1 con 55 punti, quindi a livello di blasone forse anche superiore a noi. Sono stati spesi tanti soldi per un giocatore in scadenza, quindi sulla carta sto Cabba sembra forte. Ragazzi, chi dei tre attaccanti dovrà accomodarsi in panchina una volta che arriverà alla punta? È un bel dilemma. Lo diceva Vittorio prima, Vittorio. Ostrefezza deve starsi attento, che se Holmquist sta così, forse Holmquist è persino più adatto al gioco da Versa. No, ma soprattutto sembra che, vabbè, a partire di oggi e le partite che abbiamo giocato fino a mo non dicono nulla. Però sembrerebbe che ha una tipologia di gioco diversa da Strefezza, e non è facilmente marcabile e si fa trovare smarcato soprattutto. E Strefezza, secondo me, in questo 4-2-3-1 più o meno che con cui noi giochiamo, potrebbe ritagliarsi il ruolo oggi di Rafia. No, dillo, lo dico, mezzala la Seedorf, tu l'hai detto l'anno scorso. Mezzala la Seedorf, ecco. Il ruolo di Rafia. Che faceva la mezzala, solo che era più avanti, e può fare il trequartista sostanzialmente, quindi la mezzala in fase difensiva. Ma d'altra parte lui nasce difensore, non è che sto dicendo una cosa impossibile. Cioè lui nasce terzino, no? Dorgu pazzesco già alla prima. Francesco, di Dorgu sorprende anche il fatto che è subentrato a sorpresa, perché comunque il ragazzo, una volta che va in panchina dai titolari, magari neppure si immagina di dover giocare questa partita, perché difficilmente si cambia il terzino. È subentrato con lucidità, giocate a fondo. Come si dice, no? Filippo Carpegna l'ha colto, ha capito che era la sua occasione e ha giocato con un'estrema naturalezza che è imbarazzante. Piaciuto tanto, ha attaccato, ha spinto, si è proposto, stava forse pure, se non erro, nel primo tempo per rischiare di fare gol in un'azione, quindi tanto di cappello, insomma, un ragazzo che secondo me farà molto bene. Ramadani è stato sontuoso a centrocampo, io sono d'accordo, è un giocatore diverso da Yurman, ha fatto cose diverse da Yurman, chiaramente ha delle caratteristiche, magari delle qualità di Yurman lui non le ha, però ho visto un'apertura da 40 metri su cui poi Holmquist è rientrato e per poco segnava un gol bellissimo. Quindi la Reggiana troverà il Genoa, passare la Reggiana, il Monza perde. Noi troveremo la Reggiana il Parma l'1 novembre. Quindi se ci stiamo lamentando noi che abbiamo vinto 1-0 e che c'era qualcuno già, non state commentando figuratevi a Monza come ci hanno messo. Ma la gente che si lamenta a 20 giorni dalla vita, so. Fino al mercato, mi chiedo perché non tentare Holmquist falso 9. Guarda, a me piace così come Holmquist, perché se gioca falso 9 gioca marcato da due difensori e non riesce a sprigionare la velocità che è la sua caratteristica principale, velocità che Strefezza non ha, una velocità come Holmquist e come Banda. Quindi secondo me gli esterni con D'Aversa devono essere velocissimi e a me piace tantissimo sull'esterno. Centralmente servirà una punta vera. Io sono d'accordo nel mettere Holmquist sull'esterno. Sì, chiaramente si mette in difficoltà Strefezza, ma secondo me mettendo Holmquist centralmente si metterebbe in difficoltà Holmquist, perché non potrebbe attaccare a profondità, dribblare e scatenare la sua velocità, che è la sua caratteristica principale. Malè è stato fatto scaldare anche senza pettorino a fine primo tempo. Non si tratta così di un investimento
da 5 milioni e mezzo, l'altro scarso Gallo è stato... C'è l'investimento Toweda, scusa, se loro hanno ritenuto di fare così perché si doveva riscaldare, doveva entrare, magari non entrare più, cioè, di che stiamo parlando? Io questi commenti non li capisco. Io a un certo punto ho detto a Vittorio: Vittorio, siamo adesso subentrerà Beriscia o Malè? Alla fine non è subentrato nessuno di due, però il dubbio ci veniva, ed è simbolico il fatto che il dubbio divenga, cioè Beriscia, ma Malè è sul mercato, ma ragazzi, Malè è sul mercato, Beriscia che è un ragazzo della primavera, potrebbe aver scavalcato. Sì, se riusciranno a trovare un club che se lo prende, glielo impacchetta, glielo porta. Quindi mo non adesso non gioca perché insomma non bisogna correre rischi di infortuni. Male, te lo devi tenere. A livello tecnico come iniziale siamo messi, come bene. Non trovo dei problemi sinceramente. Vabbè, ma siamo appena usciti dal ritiro, cioè a livello atletico fino a ottobre vediamo come siamo messi. Mo adesso non vediamo niente. Pensavo entrasse Malè al posto di Gonzalez. In partite in cui giocheremo principalmente nella metà campo nostra e non nella metà campo loro, quindi giocare in contropiede, non credete che i tre possano effettivamente giocare insieme? Quindi tu intendi Strefezza centravanti? Ragazzi, Strefezza centravanti in Serie A se lo mangiano già lungo la linea laterale, se lo mangiano centrale, non può giocare centrale, può giocare dietro la punta, non può fare la punta. Comunque due punte arriveranno, ragazzi. A parte che arriveranno, perché? Ma in ogni caso non è un'idea. Non si può giocare con Strefezza punta centrale. Lo sacrifichi tantissimo, e poi se le punte arrivano forti, ragazzi. Comunque il sistema non sfrutta molto la velocità in profondità, perché rientra sul sinistro e poi scatta rientrando. Ma io ho visto il gol... Poi ho visto quella giocata da Robben che se fosse centravanti non l'avrebbe fatto. A me è piaciuto così, non lo toccherei. Le cose che mi piacciono non le toccherei. Per questo io, tra virgolette, ho paura per Strefezza. Che c'entra di chi è l'investimento? Baroni mica lo pagava Diego e poi lo commentavamo. È uguale farsi la mano su Maria. Ma tu stai parlando di investimento, mica di commentare. Tu hai detto che lo sviliscono come investimento. Ma glielo devi dire tu che lo sviliscono come investimento, dice che non lo sanno. Io la questione per me non si pone, nel senso, ma no, ma non il giocatore, l'allenatore non deve, non gli non, piace, evidentemente, se no non lo cangiavano. Cioè, l'allenatore non lo mettevano sul mercato. Cioè, non, da Versa impazzisce per Kofiz. Non dobbiamo ragionare su quello che piace a noi, dobbiamo capire cosa piace a Versa e ragionare su quello. Non possiamo dire, come quando parlate di svilire Rodriguez, ma svilire cosa? Gioca chi, cioè Corvino mette a disposizione una rosa ad Aversa e D'Aversa si sceglie i migliori. Oggi hanno giocato Dorgu. D'Aversa ha già scelto Rafià al posto di Malè, se no minti a Malè. Ha già scelto, cioè non, Malè sì, non certo. Si è fatto manco il precampionato da titolare. Rafià si è preso il posto, ma di Malè, queste cose dobbiamo capirle. Poi arriverà a Cabba, poi arriverà un altro centrocampista, quindi se già oggi Malè sta in fondo alle gerarchie non giocherà per lui, più se lui rimane farà il comprimario fino a gennaio, poi sarà minusvalenza. Amen, ragazzi, amen. Capita, quando spendi soldi li puoi anche perdere. Purtroppo ma se lo prestano e magari gioca, allora l'anno prossimo lo vendi a 5, lo vendi a 4, a 3. Non siamo abituati purtroppo a spendere soldi e quando li spendiamo abbiamo molta paura, comunque facciamo molti drammi. Io finché il centrocampo gira e finché il Lecce investe milioni sul calciomercato, ben venga l'investimento sbagliato per Malè. Ho paura che dietro balliamo troppo, abbiamo avuto un paio di situazioni di sbavatura. Era un commento giusto, ci sta a chiedersi perché lo fai riscaldare senza vetrina e poi lo fai sedere di nuovo. Sì, però non devi parlare di investimento svilito dal Lecce, capito? Questo è che è sbagliato. Poi tu puoi parlare di quello che vuoi. La mancanza di rispetto verso il calciatore, che secondo me non ci sta. Ma il rispetto, comunque... uno capiglia... Quanto prende Malè? Quanto prende? Molto. Mi farei umiliare io a mezzo milione all'anno, a 200.000 euro all'anno. Di che sta parlando, ragazzi? Questo non è umiliare. Comunque si è riscaldato con gli altri, infatti a un certo punto io mi sono detto a Vittorio ma entra Beriscia o Malè, perché si riscaldavano entrambi, poi con senza Vettorina non lo so, non importa, si riscaldava, poi non entrò né lui né Beriscia. E poi sono tutti uguali i calciatori, non è che guardi in faccia l'investimento, guardi in faccia il calciatore.
riproviamo mo. Ho staccato il microfono. Non si sente. Allora, ma vediamo. Ok. Vabbè, andiamo avanti così. Ho staccato il microfono. Lo riattacco e vediamo che succede. Non so perché. Riproviamo. Ci sentite? Mi sentite? Lo capiremo fra 5 tutto secondi. Okay. Grazie, perfetto. Ragazzi. Non abbiamo capito il perché, però vabbè. Che mi avete boicottato, stavo parlando io. Stavi dicendo. Aspettiamo da Versa, che sta arrivando con le parole. Sì. Tra poco il nostro Pierpaolo Verri ci aggiornerà con le dichiarazioni di da Versa. Vedo già offline. A me, no, quello l'ho fatto io. A me Ramadani Kaba Gasa, io lo voglio vedere questa coppia di centrocampisti. Ramadani è forte. Cioè, Ramadani è forte. Forse in fase di interdizione è meno forte di Yulman, ma complessivamente. Beh, c'ha belle sventagliate. Eh? Complessivamente ha caratteristiche, diciamo, che Yulman non ha, e quindi. Bel cambio di gioco. L'aiuto che potrà dare a Lecce sarà, secondo me, superiore a quello di Yulman. Forse perdiamo un po' in fase di interdizione, però da vedere con. Diciamo con quando sarà in forma. La maniera di la meglio e forse apre anche il gioco meglio. Le aperture di gioco, i cambi di gioco li abbiamo visti più spesso con da Versa rispetto a Maroni. Con i vostri dati, Kristovic ci sembra davvero forte, ma Kristovic sicuramente una punta. La pace d'aria di rigore. Ramadani ha un po' di Yulman e un po' di Taxidis. Ramadani ha recuperato tanti palloni. Ho visto bei passaggi e precisi. Comunque, no, Vittorio l'ha chiuso quel discorso su Primavera. Vittorio e Filippo a Viva del Mare potrà riprendere la conferenza stampa come a Cadiz. Le conferenze stampa di Coppa Italia e campionato sono coperte da diritti TV della Lega Serie A, quindi non lo posso fare. A Cadiz liberi tutti. Il bel Ramadani. Ramadani un po' leggerino per giocare, ma a me è sembrato bello tosto, sinceramente. Poi fisicamente sembra leggerino, però fisicamente lasciate stare. Beh, adesso abbiamo ancora tosto. Negli occhi Yulman, no? In quel ruolo. Sono stati anni importanti con Yulman, ma adesso insomma si prende un calciatore che comunque viene da un campionato importante, quello scozzese, dove comunque se le danno di santa ragione. Quindi secondo me sarà importante. C'è qualcosa su Yulman? Beh, ci sono le prime foto di Yulman con la maglia del. Chi potrebbe agire più avanzato? Tutti più o meno, Martin. Ecco qua, le prime foto di Yulman, procuratore, famiglia, fidanzata, chi è? Insomma, un bel effetto, no? Vederlo con questa maglia, sta pure bene. Devo dirvi la verità, bella io sono... maglia. Sono contento pure di vederlo all'estero, di non vederlo in Italia. Ah, leggiamo, c'è il commento del suo procuratore. Yulman firma per 5 anni con lo Sporting. Morten, io non penso di spiegare quanto questo affare significhi per me, ma so che tu lo sai. I tuoi step fatti durante la carriera sono così inusuali. Non hai mai avuto una strada facile, eh? Tanti piccoli step ti hanno permesso di crescere come calciatore e come persona. Tu hai lavorato così forte, dedicandoti in maniera professionale, meriti questo grande trasferimento in uno dei più grandi club europei. Ho sempre creduto in te, mai avuto dubbi. Grazie per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Non sei soltanto un mio collaboratore di lavoro, insomma, sei piano piano diventato un fratello per me. Grazie, continua così. Adesso distruggi il campionato portoghese. Queste dichiarazioni poi le ritradurremo bene e le mettiamo poi con calma nelle prossime su Pineta Lecce. Ragazzi, l'ufficialità arriva a 3 ore fa, quindi è presto per un messaggio di Yulman. State scherzando, Ramadani leggerino. Complimenti Filippo, comprensione inglese 10-10, parlato come stai male. Comprensione bene perché ci vado piano piano e ci ragiono.
un bel effetto davvero, ma speriamo che cacciano i sordi. Ma sì, stiamo parlando di un club importantissimo a livello europeo. A parte che adesso hanno incassato quanto? 60, quanto hanno incassato? Da quel giocatore che ieri ha giocato titolare nel PSG, 60 milioni, 52. Quindi insomma, qualche cosina ce l'avranno, no? Di Pongracic, vogliamo, a me Pongracic fa emozionare. Beh, di Pongracic non c'è da dire nulla. Giocatore proprio di... Quando dicevamo che era lui il sostituto di un TT, qualcuno si metteva a ridere. È quella verità. Primo perché un TT non si sostituisce. E secondo perché la qualità di Pongracic è superiore a tutta la rosa. Ma Pongracic, per come la, per il prezzo che abbiamo pagato, è veramente... Abbiamo fatto, abbiamo fatto una rapina... 1.6 ha detto Corpino. Una rapina a mano armata abbiamo fatto. Giocatore da 100. Quello è giocatore da 10-12 milioni di euro. Non ricordo se Corpino ha detto 1.6 o 2.6. Però... poca roba, c'è cioè davvero poca roba quanto abbiamo pagato effettivamente Pongracic e quanto è realmente forte. Pongracic, come dice Corvino. Tanto vediamo se abbiamo notizie da Pierpaolo. Non è arrivato nulla. Facciamo Vittorio, tu vuoi andare tranquillamente, io qualche un altro posto, aspetta tanto, se non ti briga mio fratello non ci torno a casa io. Vediamo se non si spegne il computer, sarebbe uno step superiore se non si spegne il computer. Ottimo, collegato la carica. Bella partita, sensazioni super positive. Mettete anche il bel filmato emotional di Yulman con lo Sporting, fatto veramente bene. Dorgu impressionante, ma Raffià un po' in affanno da carichi di lavoro, però non deve fissarsi con le sue giocate, soprattutto in quella parte del campo, si lascia perdere il pallone, ti purga. Pongracic, miglior acquisto. Ho sentito uno stadio esaltato in TV in base alle diverse giocate, o sbaglio? Lo stadio è stato tranquillissimo oggi, mai un fischio. Un'atmosfera rilassante da amichevole, tra virgolette. La FIA un po' innamorata del pallone, tecnicamente mezzi infiniti, deve capire che la Serie A non è la C, rischia di perdere palloni sanguinosi. Penso, sì. Ci penserà D'Aversa, a distruirlo. Poi comunque il tipo di partita che ha fatto oggi la FIA non lo farà in Serie A, come dicevo, perché difficilmente ti trovi in Serie A contro una difesa super chiusa, magari contro una diretta rivale. Però anche lì Raffià ti può tornare utile, perché lo scorso anno parlavamo tanto di un centrocampo che non riusciva a sbloccare la partita e a creare con fantasia. Raffià è una carta, ragazzi, è una carta in più. Gabba, secondo me, si prende un posto da titolare e vedremo di chi. E poi arriva un altro centrocampista e io, un altro centrocampista comprato da Corvino negli ultimi giorni, potrebbe farmi emozionare. Quindi magari oggi parliamo di Raffià titolare, ma domani parliamo di Ramadani, Gabba, Mister X titolare e Raffià riserva. E io Raffià riserva, tenendo conto che lo scorso anno era Elgason, me lo tengo. Non è detto che la riserva sia Raffià, cioè Gonzalez non è che ha il posto assicurato, no? Assolutamente. Gabba si prende il posto di Gonzalez, secondo l'avvocato Diavoli. La sfida su Raffià è disciplinarlo. Se mette la enorme tecnica al servizio della squadra, è giocatore d'alta Serie A. Ad oggi è l'opportunità di prendere una punta a 15 milioni pagando la 5 più in che senso pagando la 5 più Strepezzo? No, Strepezzo io me lo tengo, bellissimo giocatore. Comunque il mio sogno sulla punta l'ho detto nel pre-partita, ragazzi. A me Gonzalez non piace, fa un lavoro sporco. Non sembra, non mi fa impazzire, però fa tanto lavoro e va apprezzato. Abbiamo già detto Pongracic migliore acquisto. Oltre ad essere forte, gli fa sembrare tutto semplice, si parla sempre di Pongracic. Si dà qualcosa sulle condizioni di Gallo? Vediamo se ci sono arrivate delle mail, però non credo, è un po' prestino. Però in generale, da quello che ci dicono da casa della distorsione della caviglia, non l'ho visto in lacrime, quindi secondo me tutto, cioè, non dovrebbe, se non mi aspetto qualcosa di grave, sinceramente. Poi ragazzi, c'è Patrick Dorgu, dai, c'è Patrick Dorgu, state sereni. Falcone nelle ultime uscite è poco concentrato. E questo è il motivo per il quale questi impegni vanno presi sempre con le pinze. Perché se oggi avessimo avuto un portiere nuovo che non conosciamo e avesse fatto quello che ha fatto Falcone, diremmo che lui ci ha preso un cesso. Invece una partita si può sbagliare, si può essere poco concentrati, imprecisi, sfortunati. Falcone ha sbagliato un paio di situazioni, nulla di grave. Però chiaramente non lo critichiamo perché sappiamo chi è Falcone. Immaginate se ci fosse stato, non lo so, Drongoski al posto suo, che è una nuova conoscenza, l'avrebbero già criticato.
Se Gallo mancherà, pensate che bisogna, no ragazzi, ma una distorsione alla caviglia con lui che esce dal campo camminando insieme, quanto sarà mai? Non si interviene sul mercato per così poco. Se azzecchiamo la punta quest'anno ci divertiamo. Pongracic, grandissimo, quando ha mandato a quel paese Baschirotto, gli ha spazzato senza motivo. Venuti quando torna, fra un mesetto. Peccato che gli manca sempre qualcosa in più a banda, sarebbe uno dei giocatori più forti della Serie A. Ho visto D'Aversa rimproverare spesso Falcone, sì, in una situazione lo voleva ammazzare. Vediamo qualche altro messaggio, non ci sono abbonati, vi rimando il messaggio in chat, il comando, ho sbagliato e ora lo rimando, e fra l'altro vi mando anche il comando per comprare il libro di Pianeta Lecce che costa solo 8,32 euro, nulla ragazzi, quindi per sostenerci, per avere un ricordo, è già best seller nella categoria sport. Sì, Jedred sei stato molto attento nelle partite. Holmqvist sembra davvero un bel giocatore, a me piace tantissimo. Ragazzi, novità su Kristovic? Non abbiamo novità, anche perché io andrei cauto, nel senso che domani si sistema in Arabia Saudita, facciamogli fare le visite mediche, facciamogli fare la visita, perché sembra un po' maledetta questa situazione di sistema. Quindi io vorrei tutto bello chiuso, come fatto con Human un po' di istanti fa, e poi vado da fondo su Kristovic. Che progressione ha fatto Banda? Banda ha nascosto il pallone a Cassandro più di una volta. Due messaggi, ci siamo. Facciamo firmare a San. Passan parte domani. Falcone rallenta sempre il gioco avendo i difensori laterali che aspettano la palla. Ragazzi, rinnovate la sub che scade mese dopo mese. Bravo Gabriel Ferrucino, un buon problema. Quanto se ne accorgono con le pubblicità? Esatto, che sono insistenti e non dipende da noi. MVP di oggi, Holmqvist, per il gol e perché ne meritava un altro. Voi che dite? Ma sì, alla fine l'uomo partita, ha deciso lui, quindi insomma ci sta. Buonasera. Gendrey deve togliere il freno a mano. Dorgu sembra si li possa mangiare tutti in quel reparto. Però scusate, io a questo punto, visto che ha finito di lavorare, un pensiero di Gabriele De Giorgi lo possiamo avere in diretta? L'onore di avere su Pianeta Lecce Gabriele De Giorgi. Grazie. Lecce prima. Allora Gabriele, buonasera a tutti intanto. Che partita hai visto? No, ho visto un buon Lecce. Il Como non è l'ultima delle arrivate in Serie B. Sicuramente mi lascia ben sperare l'incisività degli esterni offensivi, cioè entrambe le catene oggi hanno lavorato molto bene, destra e sinistra. Poi è chiaro che nel secondo tempo i ritmi sono necessariamente calati, però direi che è un Lecce abbastanza già diverso, abbiamo visto, da quello di Baroni. Sono convinto che con le due punte che dobbiamo prendere, con i due centravanti, perché qui si tratta di due centravanti, probabilmente quest'anno riusciremo a vedere delle cose che l'anno scorso per una serie di motivi non siamo riusciti a vedere, senza nulla togliere a Colombo, senza nulla togliere a Sisè, però confidando in due acquisti mirati che sono sono frecce nell'arco di Corvino, sono convinto che poi io ho questa fissazione che un altro centrale lo prenderei. Sì, ma quello sicuro lo faremo. Ne sono anche se non è stato annunciato nella conferenza di Corvino, io sono abbastanza convinto che noi abbiamo bisogno di un centrale, perché non possiamo ridurci, no? A confidare che Blen possa davvero essere un centrale pieno per tutto l'anno, che sarebbe snaturarlo da un ruolo in cui secondo me è fondamentale, perché io credo tutti gli allenatori vogliano avere un centrocampista come Blen, e poi perché Dermacu, come fai a garantire il fatto che sia affidabile, no, dopo quello che ha avuto? Per carità, io lo spero, però non puoi. Senti Gabriele, abbiamo ancora negli occhi le immagini di Hjulmand, no? Che insomma in queste ultime ore ha firmato con lo Sporting, sensazione insomma un po' strana, no? Vederlo con un'altra maglia, ma
adesso voltiamo pagina, c'è Ramadani. Come cambia secondo te il centrocampo con Ramadani? Che sensazioni ti ha dato vedendolo sia in Spagna e anche oggi, insomma, a distanza di una settimana? È un giocatore totalmente diverso, però... Mi sembra che un giocatore che dalla sua esperienza, cioè uno che sa come si sta in campo, e in un paio di circostanze probabilmente... mi è sembrato un po' in affanno, ma questo ci sta perché quando sei in inferiorità numerica puoi arrancare un pochino, però nel complesso sempre la testa alta, aperture, interdizione, con probabilmente con l'arrivo di Caba avremo o un'alternativa o la possibilità di giocare veramente con un modulo con due mediani a protezione della difesa. A quel punto, difesa va un po' più protetta, secondo a me. A quel punto con Gonzales, Blen, Caba, Rafià, Ramadani possiamo dire, non dico addio perché sarà difficile a questo punto, 18 giorni, cioè servirebbe in pochi giorni, servirebbe un miracolo cedere Malè, perché la sensazione a questo punto è che il ragazzo sia fuori dai piani, perché se non gioca sono stati annunciati due centrocampisti, uno è arrivato e quindi devono essere due le partenze, mi sembra di capire. Non è che se consideriamo gli Stoschi nel reparto di centrocampo, cioè Stoschi e il Garrone sono quelli, diciamo, i candidati alla partenza, però sono più, diciamo, interessato a capire chi arriverà a dare manforte a un reparto che però sta assumendo una fisionomia che mi piace, devo dire. Sì. Non vorrei sbilanciarmi. Beh, rispetto all'anno prossimo, comunque all'anno prossimo, c'è da dire che questa squadra strutturalmente, no, Vittorio, pure fisicamente, sembra un po' più importante, no, rispetto alla passata stagione. Stiamo prendendo Caba, che comunque domenica prossima vedremo quanto è scafata questa squadra nell'approccio, perché a vederli a calice, a vederli soprattutto oggi, mi sembra una squadra che fisicamente sta veramente a un buon punto di forma, però poi dobbiamo capire contro delle fisicità importanti, che poi le fisicità sono quelle che nel corso di un campionato lungo come il nostro fanno la differenza, perché in campo devi prendi botte, le devi dare, le devi saper assorbire. E penso che Corvino e Trinchiera hanno puntato proprio su questo, perché se vai a mettere tutti questi muscoli lì in mezzo al campo è perché forse l'anno scorso c'è stato un periodo che ne abbiamo sofferto. Ma sì, sicuramente, ecco. L'anno scorso una parte del periodo nero, no? Chiamiamolo così, si è dovuto anche al fatto di essere arrivati sulle gambe e con una panchina non lunga. Senti, per chiuderti, liberiamo Dorgu? Dorgu bene, sicurezza, intraprendenza, questo lo avevamo visto già nella primavera, ma vederlo esordire così, campionato, diciamo, una partita agonistica, vera, contro avversari strutturati, e vederlo così padrone del ruolo fa ben sperare. Sono convinto che Corvino si stia, sia molto compiaciuto stasera, perché insomma ha dimostrato di aver preso un altro potenziale calciatore di buon mercato anche in tempi stretti, se questi sono i ritmi di crescita. Certo, noi ci auguriamo che mantenga un profilo basso e acquisisca la fisionomia di un vero calciatore, perché poi questi ragazzi spesso, voglio dire, vengono sedotti da sirene che li fanno un po' distrarre. Ecco, io mi auguro che pensino a divertirsi e a farci divertire. Grazie Gabriele. Grazie a voi per l'ospitalità. A questo punto io direi di salutarli, ricordando che domani la puntata sarà alle ore 19:30. Sì, domani PL Mercato 19:30. La prossima settimana sarà una settimana calda, la settimana di Ferragosto, magari andate in ferie, fare una puntata di 15:30. Ma sarà anche una settimana tipo, eh? Esatto. Restiamo sugli appuntamenti lunedì, mercoledì, venerdì. Gli orari li modelliamo. Ad esempio, domani 15:30 è un po' scomodo, e quindi facciamo 19:30.
per mercoledì e per venerdì ci aggiorniamo. Sicuramente facciamo la puntata, però gli orari abbiamo da Versa. Restate, ah, ce l'abbiamo? Allora leggiamo velocissimente da Versa. Abbiamo fatto una buona partita, ma se fai 19 tiri devi segnare di più. E questo è il titolo. Io avevo paura parlasse di ingressi in area, però parlava di titoli, quindi possiamo, di tiri, possiamo stare qui. La partita di Coppa Italia è importante per dare minutaggio e trovare mentalità giusta. Abbiamo fatto una buona gara, ma quando tiri 19 volte in porta devi segnare di più, perché sennò rischi di buttarla via. Per 95 minuti abbiamo spinto e aggredito, anche quando potevamo magari aspettare un po'. Non è semplice, vedendo anche altre partite dove squadre di Serie A sono state eliminate. Faccio un plauso alla squadra e ai tifosi. Non è una cosa comune trovare questo colpo d'occhio in una partita di Coppa Italia. Rafià e Gonzalez prediligono aggredire in avanti piuttosto che correre all'indietro, anche se Gonzalez ha più quantità. Rafià giocava in Serie C e lì era troppo superiore. In Serie A, soprattutto nella nostra metà campo, deve velocizzare la giocata. Ha maggior ragione nelle ripartenze con gli attaccanti. Deve migliorare, ma ha già personalità e qualità per farlo. Il Como ha utilizzato due sistemi di gioco, dobbiamo migliorare la lettura della situazione a gare in corso. Sul mercato abbiamo le idee chiare, la società sa di cosa abbiamo bisogno. Dorgu, un allenatore non regala nulla a nessuno. Se dopo un quarto d'ora si fa male Gallo, un allenatore mette dentro un giocatore che lo scorso anno stava in primavera, vuol dire che crede in lui. Ha qualità importanti, ma siamo solo all'inizio. Sono ragazzi giovani e devono avere il tempo di sbagliare. Bene anche Corfitzen e Burneta. Strefezza ha fatto una buona gara, sta giocando in un ruolo che non è suo. Ha qualità importanti, quando viene incontro un cambio di gioco può dare una mano ai compagni. Cosa manca a Lecce? Dobbiamo lavorare sulla qualità. Se tiri 19 volte in porta non puoi fare solo un gol. Dobbiamo ragionare di più sulla compattezza e aspettare la giocata dell'avversario. Non dobbiamo andare sempre in aggressione. Pecchiamo eccesso di generosità. Banda ha qualità importanti, può diventare un top player. Deve migliorare nella qualità del tiro e del passaggio. Gallo, domani faremo un esame per capire come sta. Ma il dottore mi ha tranquillizzato. Prossimo turno. Sì, il prossimo turno affronteremo il Parma, sarebbe stato bello affrontare il Bari, ma a Parma ho vissuto momenti importanti. Ha parlato anche Baschirotto. Impressioni buone, dobbiamo migliorare davanti ed essere più incisivi, abbiamo potenzialità, a fase difensiva dobbiamo essere attenti come lo scorso anno, dobbiamo portare avanti ciò che c'è di buono. Il mister ha idee, domenica dobbiamo proporre in campo gli insegnamenti che ci dà in settimana. Mi trovo bene con Pongracic, ho consapevole insegnamenti, nulla di che Baschirotto, però qualche cosa da Versa ci ha dato. Insomma ragazzi, domani ore 19:30 ci vediamo, ciao a tutti.